Yeah, it's a very short novel of Czech writer Karel Čapek. It's just a couple of pages, and when reading it, it was something very inspirational came to my mind. Something that I tried to keep all the way to the end of the film. We all know that it's a long process, and this idea, this inspiration. Is really very simple. It's on one side, it's almost like a joke, in a way that this guy thinks his wife wants to kill him, and it's a very cheap joke, for example. But on the other side, what was even more, it was more deep or more profound, it was unusual feeling of watching people that are very close to you, the family, friends, and having unusual doubts and distances. Mentre ripetiamo il collegamento, intanto vi traduco quello che diceva Darko. E allora il racconto appunto è da cui viene il film, è di questo autore cieco che si chiama Karel Čapek. È un racconto molto breve, un racconto soltanto di un paio di pagine, che però gli ha dato questa ispirazione, e ispirazione che lui ha cercato di mantenere durante tutto il lungo processo in cui ha fatto il film. Diciamo, da un certo punto di vista è una storia estremamente semplice, quasi, come dire, quasi una barzelletta, un uomo che ha il dubbio a un certo punto che la moglie possa avergli fatto sparare. E che lo voglio uccidere. In realtà c'è anche questo modo, questa ottica diversa di guardare le persone che uno ha intorno, quindi questa persona, come abbiamo visto, si ritrova ad avere dei dubbi sulle persone su cui non ha mai avuto dubbi in vita sua, e invece da un momento all'altro tutti diventano sospettati. Ok, se abbiamo ripristinato. Yes, I hear you. We lost you for a minute. Did you get what I said, or? Yes, it was the perfect moment for the translation. So that's perfect. So maybe internet should work like this also. Okay. C'è qualche domanda dal pubblico? Avete qualche curiosità? Nel caso alzate la mano, fatevi sì. Abbiamo due domande. Allora vi passo questo. So we have a question from the audience. Scusi se la domanda è sciocca. L'auto del protagonista è un'auto italiana. È capitato così o c'è una ragione sottostante? So maybe it's a silly question, but the car that the character is driving is an Italian car. Was it just by chance or was a choice? A special choice? No, it was a very specific a choice and wish, and it was very hard to get it, because it's, you know, 20 years old and you want a specific color, and also a working one, so I don't know, for me it's a very
interesting car because in a way it seems funny to me, design wise, but it's also very specific in a way, so you cannot forget it easily. We came across this car and we wanted that car, and it was a choice. Allora, è stata effettivamente una scelta specifica e tra l'altro è stato molto difficile trovarla perché è una macchina di qualche anno fa e trovarne una che funzionasse bene esattamente del colore che volevamo non è stato facile e forse è così buffa anche da parte nostra esserci puntati su questa cosa, però insomma ci è piaciuta molto, ci sembrava che fosse molto adatta al personaggio e abbiamo proprio scelto apposta questa macchina. Grazie. Buonasera, ho molto apprezzato che nella fase finale in cui la vicenda volge al meglio e tutto sembra risolto, le immagini acquistano questa connotazione pubblicitaria di felicità che ha di questo, nei colori, nella musica, nel rallenti, in qualche modo che viene proposto. La scena di loro che fanno colazione sembra una scena di pubblicità in qualche misura, o quantomeno io l'ho percepita così. Non mi sembra però casuale che all'interno di questa positività che sembra nascere c'è un pezzo di lezione universitaria in cui si cita Kotler, e quindi non a caso è una questione di marketing. Mi sono sognata tutto o ci vuol dire qualcosa di più su questo? Grazie. So in the moment when you have the pre-final, when it seems that the all comes to a happy ending, we have the images that you use which become different from the others. That's an image of happiness, but also the kind of way in which you shot is different. It's like it looks like an advertisement for in a certain sense that this happiness, this colors, this music, everything is happy, it's a perfect family. But in the scene that you showed just before that, is during the university class, there is they are talking about marketing. So is it something that you, is it just an idea that the person who made the question had, or is just actually something that you wanted to show, this connection and these images which seem like an advertisement? Yes, thanks for the question. It was, I didn't want to be this idea of marketing or economy to be too strong. I want to keep it a bit subtle, but I think it has a connection to the theme of the film, because losing the trust, like the relationships that are falling apart or are doubtful, are in a way connected to our times, which is very interest oriented, and this is in a way in contrast or against trust. And maybe love or maybe common beliefs and stuff. So that's why I put this economy classes that are very, you know, interest driven. Allora, l'idea del marketing e dell'economia diciamo che volevo lasciarla un po' come sottotesto, però effettivamente c'è una connessione abbastanza grossa con il tema del film, perché effettivamente il fatto di perdere le relazioni, il riferimento, l'amore delle persone che uno ha attorno è una cosa che è molto legata ai nostri tempi, che sono tempi molto volti verso l'interesse. Quindi in effetti il motivo per cui ho inserito queste lezioni di economia è in un certo senso proprio anche per questo motivo, per dare questo contrasto fra quelle che sono le relazioni che a un certo punto vengono a cadere effettivamente interpersonali e un mondo basato sull'interesse anche economico, insomma. C'è qualche altra domanda? In caso alzate la mano.
No, ma lui non riesce a sentire, ma magari. Ho una curiosità, a un certo punto tra i personaggi che vengono messi nella lista delle relazioni del professore, c'è il nome, mi pare, di una donna che nel commento si dice è un nome buffo. Mi domandavo se è legato a un termine sloveno o qualcosa che sinceramente non potevo capire. So this is a curiosity. Among the characters that are among the characters, among the names that he puts on his list, there is this name of this lady, which is called, I think, Veronica. And when they talk about her at the police station, they say that she has a funny last name. So we would like to know if this is something linked to a Slovenian last name, so we don't get the funny thing, or was it just an impression? It's just something. Yeah, it's just a simple joke. It's no deeper or complex meaning. The surname, this Veronika Vaštek is very rare. I don't know if it's even Slovenian surname. I think it sounds a little bit strange, like Slovakian or Czech or something, but it's nothing deeper here, it's just a stupid joke. Okay. Niente, è solo una battuta così un po' sciocca, perché è un nome un po' strano, questo Vaštek, che anzi dice, io penso che non sia neanche sloveno, forse è slovacco, e loro evidentemente, a loro suona strano come nome, per cui fanno una battuta su questo, ma è semplicemente questo. Ci sono altre domande? Il film mi è piaciuto tantissimo, solo che adesso, uscendo da questa sala, noi dobbiamo cominciare a farci diversamente. So, he really liked the film, but you know, now that we get out of the... He really liked your movie, but now that we are going out of the movie theater, we just have to start looking around to the people that we know, so it's a bit, I don't know, we are ill at ease with that. Yeah. I'm sorry, but maybe, you know, films or art in general, culture gives us different kind of sensibilities, and we become sensible in areas or flavors that we weren't there before. So maybe you can enjoy this new sensibility a bit. Joking, of course. It can be a terrifying feeling, I think. But for me, it was also, during the making of this film, also very funny feeling, because it can be very easily relativized, I don't know what English word. We can also mock or make fun of these feelings. Allora, mi dispiace se vi ho spiazzato, se vi ho dato questa sensazione, però credo che l'arte in generale, in tutte le sue forme, quindi anche il cinema, sia la cultura in generale, servono comunque ad aprirci degli orizzonti diversi e a darci, così a farci vedere delle cose con delle sensibilità diverse, per cui magari anche questa nuova sensazione ci può dare così degli spunti diversi. Poi è chiaro che la butto sullo scherzo, è chiaro che può essere una sensazione molto molto brutta quella di dubitare di tutti quelli che hai intorno, però io l'ho percepita durante il film, però è stato in realtà anche molto divertente, perché in realtà ci si può fare anche molto umorismo sopra, per cui si dipende da come la si vede. Torno agli anni 20, è uno scrittore un po' surrealista e anche dell'assurdo. L'ha trovato per caso o l'ha cercato?
So in the 20s, Carol Capech was a sort of a surrealist writer. So did you search for him, for that author, for that for that script that you found, or did you just bump into it by chance? Yeah, I just bumped into it. I was reading a book, like a collection of short novels, and I just found this novel, which has the same beginning that it is in the film. Like the man is being shot at. It's a bit different thematically afterwards in the novel. But this surrealism is, I think, a very strong, how do you say, I think it had impact on me in general, like film authors, for example, Buñuel or Jean Hugo, who was also a little bit connected to surrealism. Okay. Allora, in realtà mi è capitato sotto mano per caso, effettivamente stavo leggendo una collezione di racconti e c'era anche un suo racconto, ed è un suo racconto che inizia esattamente come inizia il film, sparano al protagonista, e dopo in realtà lo svolgimento è un po' diverso da quello che io ho seguito, però diciamo che la vena surrealista appunto che c'è in Capech sicuramente è una cosa che a me ha sempre interessato molto, anche a livello per esempio di registi, Buñuel, Jean Vigo, cioè, mi hanno ispirato molto, perché è una cosa che mi ha sempre interessato molto, quindi sicuramente l'ho trovato interessante per quello. C'è qualche altra domanda? Nel caso farei io l'ultima domanda, che è sull'attore protagonista, che non ha sicuramente una delle forze di questo film, e volevo chiedere, so che è un attore teatrale, è sicuramente un attore eccezionale, volevo chiedere a Darko come l'ha scelto e come hanno lavorato insieme per costruire Boris. So, Ilaria has one last question for you, and it's about the actor, so the main character. We know that he's an actor who comes from theater, he's a great actor. So how did you work with him, and how did you build up the character of Boris? Yes, it was actually his first main film role. He's quite famous in the theater. He comes from the theater at the Slovenian-Italian border in Ljubica. And he, in the theater, he's always, I saw him in some very interesting theater plays, performances, especially absurd one. He was very, his performances in Beckett and UNESCO were quite famous in Slovenia. But his acting was always, even for theater, very eccentric, overacting and very dynamic and with whole body and very grotesque and stuff. So I wasn't sure how it would transfer to the movie acting, to the film acting, which is supposed to be more subtle. But I felt that the energy, his energy and his sensibility, is very witty and also very gentle person. That somehow we could transfer this to films. I was very happy that he accepted the role, because in the past he was famous for not accepting invitations to the film. And I don't know, it's very hard to say how did I work with him. Basically, for me, it's important that the actor and myself, that we both understand what is the scene about. I'm not very fond of this, just stop if the answer is too long, please, make, and I can proceed, or I will proceed a little bit longer. So,
Some directors like to hide the meaning of the scenes or what's happening next in the script or stuff. I'm skeptical about this. For me, it's very important that the actor and myself, that we both are on the same page of understanding what it is seen about, and then we can approach it. Also for other creators of the film. So when everybody understands what direction we want to go, then we can start to play. This in short. Allora, l'attore è effettivamente un attore teatrale molto noto nel teatro, questo è stato il suo primo film effettivamente, e lui era, il regista l'aveva visto a teatro in molti ruoli ed è famoso questo attore soprattutto per la sua recitazione in ruoli di autori dell'assurdo, tipo Beckett o Ionesco. E quindi la sua recitazione è sempre stata una recitazione molto eccentrica, molto sopra le righe, molto dinamica, molto fisica in un certo senso. Quindi non sapevo come effettivamente sarebbe venuto fuori il lavoro per un film in cui in realtà io cercavo un personaggio che doveva avere una fisicità e un ruolo, cioè essere un ruolo più sottile, diciamo, meno eccentrico. Però sentivo che l'energia e la sensibilità di questo attore erano quelle adatte, perché sono effettivamente una persona intelligente, una persona gentile, e sapevo che lui avrebbe potuto trasferirle nel personaggio. Quindi sono stato molto felice che lui abbia accettato di interpretare il mio personaggio, perché era un attore che è famoso per avere rifiutato moltissimi ruoli al cinema, normalmente effettivamente li rifiuta. Come abbiamo costruito il personaggio? Diciamo che per me lavorare con gli attori vuol dire cercare di costruire insieme una scena e avendo capito esattamente io e l'attore in che direzione vogliamo andare. Questa è la cosa importante. Ci sono altri registi che preferiscono appunto buttare lì una scena e poi magari improvvisare e vedere come viene fuori. Io ho bisogno di avere la certezza che io e l'attore abbiamo capito esattamente, siamo sulla stessa lunghezza d'onda, e allora a quel punto possiamo cominciare a girare e andare avanti col film. Bene, grazie mille Darko. È stata una bellissima chiacchierata. Ricordo al pubblico di votare per il film, siete voi del Bergamo Film Meeting ad assegnare il audience, so we have to vote for the film because they are the ones who are awarding the prizes, so they have this task. Quindi grazie mille. So thank you for being with us. Thank you very much for having me, and thanks for coming. All the best to Bergamo. Thank you.